Bentornati a Studio Mattina. Oh, si scherzava sulla cena di produzione finale di Studio Mattina, tutti a casa di Florindo. È incredibile, stavamo decidendo la nostra mascotte, stavamo decidendo il menù. Allora, stiamo giocando con i nostri amici da casa. 0814100077. Chi è stato il più veloce durante la pausa pubblicitaria e è andata via la maglietta del Napoli? Ma ce ne sono altri, non si preoccupi. E allora, chi c'è in linea? Pronto? Lucio. Chi è? Ciao, sono Amelia. Oh, Amelie, il fantastico mondo di Amelie. Come stai, Amelie? Tutto bene, tu? Bene, benissimo. Amelia, ci siamo, sta per partire il grande show di Canale 9. Madonna, io ti aspettavo sabato, non ho Amelia, visto niente. Hai ragione, poi abbiamo pensato, c'è la partita del Napoli, e il Napoli è sempre il Napoli. Ma che ce ne importa di sto Napoli? Ma il problema, sai qual è che noi stessi ci vedevamo la partita del Napoli, non avremmo visto il nostro backstage. Abbiamo detto, sai che c'è di nuovo, una settimana in più, una settimana in meno. E vabbè, si parte alla grandissima questa settimana, allora. Oh, vabbè, comunque l'altro, mi fa piacere perché il sabato è un'ottima compagnia. È vero. Mica possiamo vedere sempre, come si chiama là, c'è posta per te? No, ma neanche i cani. Ma anche i cani, hai ragione. Poi non so se avete visto, ha fatto Maria De Filippi, ha invitato Al Pacino. Mario De Filippi, Lucio. Mario De Filippi, sì, il marito di Maurizio Sacchi. E poi Al Pacino, poi chi c'era più? L'altro spinter. Gabriel Garco. Come? Harrison Ford, Gabriel Garco. E chi scese da parte improvvisamente, incredibile. E vabbè, non fa niente, molto bello, eh. Le piace Gabriel Garco? Sì. A me no, Lucio. Meglio Lucio Pierri o Gabriel Garco? Ma sicuro Lucio Pierri, ma non, guarda, non è una frase fatta, non è circostanza. Io vengo dopo soltanto a bombolo, solo dopo bombolo ci sto io, è chiaro, diciamolo, una volta e per sempre. Allora, Amelia... È vero, Lucio, guarda che conta più la simpatia che la bellezza. Perfetto, metti che facci schifo fisicamente. Detto questo, cara Amelia, lascia stare un variente, va bene lo stesso. Allora... Cara Amelia, giochiamo. Allora, tre domande per te. Cambia anche il puzzle. Ma quella Amelia è ferratissima, è bravissima ed è preparatissima. Vediamo un po', prima cosa. Allora, no, quello di prima sapevo, Lucio. Ma anche questo che arriva è facile, non ti preoccupare. Sergio, famoso regista western. Sergio, famoso regista italiano di film western. Leone. Esatto. Sergio Leone, poi. Carlo Emilio, poeta italiano. Carlo Emilio, poeta italiano. Carlo Emilio, poeta italiano. Mm-mm. Carlo Emilio. È facile, Amelia, è facile. Carlo Emilio. Oh. Allora, come si dice deve in napoletano? Deve passare a... Gadda. Gadda passare nuttata, risposta esatta. Allora, terza ed ultima domanda. Minsk è la capitale di quale paese europeo? Minsk. Come? Minsk è la capitale di quale paese europeo? Fa parte dell'ex Unione Sovietica. Ma di quale stato indipendente della ex Unione Sovietica? La Bielorussia. Risposta esatta, bravissima Amelia. Ok. E allora adesso guarda attentamente sul tuo televisore, via. Vediamo questo nuovo puzzle. Allora, che vediamo cosa un pochino. Avranno architettato i nostri grafici. Madonna, chi sono? Uno mi pare papà, nato un nonno e nato un simpa. Allora, il machiavellico Gennaro Strazzullo, che ha preparato questa nuova grafica, credo che abbia messo insieme tre conduttori televisivi italiani. Mamma mia, tutti molto brutti, ma non ho proprio idea. Guarda, il primo è proprio facile. Vabbè, il primo forse posso arrivarci, ma... Gli altri due, guarda. Tu lo sai, cara Amelia, io ti posso aiutare soltanto su uno dei tre elementi. Diciamo sì, che sì, tu sì, sugli occhi ci puoi tranquillamente arrivare, poi sceglierai tu se vuoi essere aiutata o sul naso o sul naso. Fa lo stesso, Lucio, tanto non li so nessuno di tutti e tre. Il primo posso provare? Sì. Fai o naso o bocca. Allora, il primo chi è secondo te? Primo forse Gerry Scotti. Gli occhi dovrebbero appartenere a Gerry Scotti. Il naso
il naso, ti dirò che influisce molto sulla parlantina di questo conduttore non conduttore, è un co-conduttore, una spalla che ha una voce molto nasale ed è probabilmente la sua caratteristica principale. No, ma non molto simpatico però. Tra l'altro, eh? Spara un nome, pensa a qualcuno che ha davvero una voce molto molto nasale. Non mi sovviene nessuno. Spara un nome. Allora, conduttori televisivi italiani. Gerry Scotti, poi. Posso rivederlo? Certo, eccolo qua. Allora. C'è anche il particolare del neo. Ho capito, ma non. Spara un nome, Amelia. Anzi, preparane due perché parte il countdown. 5, 4, 3. Grandi conduttori televisivi. Non mi vengono one. Proprio. Rinunci? Sì, rinuncio. Ma perché? E allora ci sentiamo dopo domani, perché domani è festa. Va bene, Lucio. Dove te ne vai domani? Non fraintendere quello di prima, non assolutamente. Ma noi scherziamo, io sono fiero di essere simpatico. Io non sono né bello né brutto, io sto in mezzo, ricordatelo. Ciao Amelia! Un bacione! Ciao. Come sto io? Dove sto io? Dove sto io qua? Sto dico, come bellezza, dove sto io? Oh, l'ho detto! Ma che sta sentendo lei? Che sta guardando? Canale 21, Televomero? Che sta guardando? Canale 8? Cito questo perché fanno parte del consorzio. Allora, chi abbiamo in linea? Pronto? Io non sono Antonio, nemmeno. Ciao, buongiorno. Chi è Antonio? Antonio chi? Antonio del Vomero. Antonio del Vomero? Di Camaldoli. Ah, oggi va fortissimo Antonio, prima ha vinto Antonio da quarto, hai capito? Ho detto, vorrei che Antonio che ha chiamato un'altra volta. Non pago di aver vinto già la maglietta del Napoli, ci ritenta perché voleva vincere il televisore al plasma a 32 pollici. E invece no, è Antonio dal Vomero, è la prima volta che giochi con noi, caro Antonio. Sì, è la prima volta che chiamo. Allora, bene, caro Antonio, mi fa piacere, benvenuto nella grande famiglia di Studio Mattina. Allora, tre domande per te e vediamo se riusciamo a farti un bel regalo stamattina, via. Boris, ex famoso tennista tedesco. Boris, ex famosissimo tennista tedesco. Boris? Sì, non scusami, non ho capito bene la domanda. Te la ripeto. Allora. Boris, ex bravissimo e famoso tennista tedesco. Come si chiama? Boris? Becker. Bravo, Boris Becker. Risposta esatta. Seconda domanda per Antonio. Chi cantava Se mi lasci non vale? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Se mi lasci non vale, 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 dietro quella camicia. Bravo. Terza domanda, via. Tinto regista italiano. Tinto, regista italiano. Brass. E conosciuto quando devi venire. Tinto Brass. No. Io sì. Sono 63 anni, io. E tengo nonno che è 78 e continua a sapere di film di Tinto Brass. Quella è cultura. Sono sempre film. Viva il cinema, viva il grande cinema, viva Tinto Brass. Allora vediamo insieme sul monitor i tre personaggi, chi sono? Allora, non ho visto più niente improvvisamente, fatemi vedere il puzzle, eccolo qua. Allora il primo dovrebbe essere Gerry Scotti. Potrebbe essere, poi il secondo Bruno Vespa. Sì, il terzo, mi devi dare una mano. Il terzo, allora ragazzi, vi do un aiuto, però si deve capire come suol dirsi in questi casi. Allora, questo qui andrebbe molto d'accordo con una certa Noemi
di Casoria. Ha capito? Anto, il suggerimento è molto sottile. Questo qui andrebbe in qualche modo molto, molto d'accordo con una famosissima Noemi di Casoria. Berlusconi. Però Berlusconi non è un conduttore televisivo. Ho capito. Hai capito, Antò, come è stato sentito? Ah, sì, allora, aspetta, dovrebbe essere... Ce l'ha, vai! Quello lì che ha fatto la prima volta... Mamma mia, come si chiama? Quello che tiene un naso lungo, là. E che taggia dice, frato mio, come si chiama? Come si chiama? Quello lì che fa missione in da televisione, là. O marito di Giovanni? Chi è sto marito di Giovanni? Amedeo. Oh, marito Giovanni, ma chi è sta Giovanni? Chiedo scusa. No, mica i Casoni, ma chi è? Io conto tu. No, è mica Casoni, io conto tu. E chi aiuta, ma mannaggia. Antò, sei il numero uno, Antò. Sei il numero uno. Allora. Grazie. Allora. Chi è chi? Ma chi c'è? Tua moglie vicino a te? Sì, c'è tua moglie, allora salutamela innanzitutto. Saluto. Allora, signora cara. Allora. Signora cara, ripetiamo. Allora abbiamo detto Gerry Scotti. Poi Bruno Vespa. E poi il terzo. Secondo me, scusami, Antò, sì. E lo dico perché sei molto molto simpatico. Amadeus. No, con Berlusconi. No, quella Amadeus sta compagna dove su, hai ragione. Capito, non è casuale dove su. Non è, sì. No, però tu avevi detto una cosa giusta, che questa Noemi aveva a che fare con Berlusconi. Con Berlusconi. Però Berlusconi... Allora sarà in dei programmi... Non è per quello. È perché questa Noemi qui, riferita a lui, era solito utilizzare un piccolo nomignolo. Perché lei, al cavaliere, non lo poteva mica chiamare Enrico Papi. Papi! Perché secondo te Noemi di Casoria riceveva vicino a Berlusconi, Papi. Mi regali il braccialetto, papi, mi regali la periur, papi. Quindi, ricapitoliamo. Abbiamo detto, gli occhi di? Gerry Scotti. Il naso di? Vespa. E la bocca di? E Enrico Papi. Vediamo insieme. Se si ricompone il nostro puzzle. No, non si ricompone. Però, Antò, credimi, ci sei andato vicino. Antò, mi dispiace. Vabbè, la prossima volta. Vuoi giocare la prossima volta? Assolutamente sì. Ci sentiamo dopo domani, perché domani è festa, che è il 1° maggio. Dopo domani siamo sempre qui in diretta. Okay. Tanto tutti i premi stanno ancora qua. Comunque, complimenti della trasmissione e sei simpaticissimo. Grazie, Antonio, grazie. Bravo. Mi fai salutare anche te. Ti auguro tanta fortuna, grazie. Perché sei bravo. Grazie, Antonio. L'importante è che stiamo tutti bene. Questa è la nostra fortuna. È normale. Posso salutare tua moglie? Come si chiama tua moglie? Bruna. Ciao, Bruna. Non sento la voce di Bruno. Ciao, Bruna. Ciao, Bruno. E saluto mamma. E saluto mamma Deus. E un marito di Amadeus. Alla sta proprio 100 anni. Viva Bruna. Viva Bruna. Ciao a tutti. Oh, un pizzico di pubblicità. Giusto il tempo di bere un poco d'acqua perché fa un po' caldo. Lei resta qui con me. È contenta? Sempre di più aumenta l'entusiasmo nei suoi occhi. Brava. E allora continuate a prenotarvi. 0814100077. Un marito di Amadeus. Ma chi era questo marito di Amadeus? Perché Amadeus è maschio. Chi è un marito? Chi lo sa? Pubblicità.